portami sopra quei cosi. Perché? È ora di mettere in moto la mia materia grigia. Ah, quante risate. È la mia fermata. Bella atterraggio, Ben. Salve, mio sferico proiettile da attacco. Perdono la mia impertinenza. Spingo con le gambe. Ora basta pagliacciate. Un cincillo incantevole. Se bypasso il trasduttore centrale. Aspetta, il calipolo stabilizzatore. Voilà. Niente più drone cattivo. Fantastico! Niente male per un'umana! Niente paura, Gwen! Perché non si può competere con l'ingegno umano! Giochino di parole! Ti metti anche a fare battute adesso? Oh no! La terra si fa sempre più vicina! Non temere! Ah! Oh! Sì! Mitico! Mi sento come una donna pipistrello! Tecnicamente le propulsioni dell'apertura all'aria ti avvicinano a un albatro! Oh no! I droni ci sono sfuggiti! Oh, ok, è stato bellissimo! Perché sono entrati in una fabbrica di auto abbandonate? Fanno automobili abbandonate? Un momento! Quelle non sono torce, sono bare di combustibile nucleare, macchinari pesanti, combustibile, stanno costruendo una gigantesca... Brutta storia, molto brutta, vola! Ma... Vola! Quella che roba è? Una gigantesca astronave! Cosa? Chi l'avrà costruita? C'è un modo per scoprirlo. Il ponte dovrebbe essere quella cupola centrale. Quello è... Vilvax! E ti pareva? Bene, bene. Abbiamo un paio di visitatori. La mia ala! Un unico foro non dovrebbe influire sull'aerodinamica. Non ci renderemo senza combattere. Tieni duro! Mi stai attaccando con uno dei miei stessi droni. Molto furbo, però inutile. Cosa? Non mi ricordo di aver invitato degli ospiti. Sta comunicando attraverso il drone! Corretto. E ora che i droni hanno rifornito a sufficienza la mia nuova astronave, i loro servizi non sono più richiesti. Sequenza di autodistruzione attivata. Dirigiti verso il lago, Gwen! 3, 2, 1... Quello cos'era? Era Vilgax, ma mi è scappato. Gran bell'eroe che sono. Vuoi scherzare? Hai affrontato un mare di droni, hai fronteggiato Vilgax e poi quel coso enorme. E voi due avete collaborato. La prossima volta è tuo? Vuoi dire nostro? Ehi, non avrei vinto lo scontro con lui, ma finalmente hai fatto volare qualcosa per più di 2 metri. Forse l'ingegnosità umana è di famiglia?